Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Ciao Giuseppe. Ciao, Ah, buonasera. Tutto buonasera. Tutto a posto? bene, tutto Bene. bene, grazie. Mi dispiace perché ogni volta Instagram fa queste cose qua. Non ti preoccupare, non ti Allora, preoccupare. abbiamo perso già 10 minuti. So che hai poco tempo perché Purtroppo devi iniziare sì, l'allenamento. purtroppo sì. Cerchiamo di andare più velocemente possibile. Io ti ringrazio davvero con tutto il cuore per aver accettato di far parte del mio programma I Miti Giallorossi, e appunto non potevo non cercarti nei Miti Giallorossi. Ti ringrazio, è un piacere No. mio, Grazie, perché grazie davvero per aver accettato. il Lecce è una parte del mio cuore, quindi è sempre un piacere rivedere questi colori. Bene, a noi fa super, super piacere. Allora, Giuseppe, prima di partire, leggo un attimo la tua carriera velocemente, mentre arriviamo poi a parlare del nostro Lecce quando finalmente nell'agosto del 2006 vieni da noi. Va bene? Va bene. Allora, cresci nel Napoli Club di Afragola. A 17 anni vieni ceduto a Santa Anastasia, con cui fai il tuo esordio in Serie D e poi in C2. Successivamente vai alla Juve Stabia, sempre in C2. Gennaio sempre di quell'anno vieni acquistato dall'Ancona, giusto? Sì. Di Luciano Spalletti, il CT Andiamo. della nazionale italiana, in Serie B. Però purtroppo dei tuoi lunghi, lunghi infortuni ti tengono lontano dal campo quasi per 2 anni, e addirittura in quei 2 anni stavi anche pensando di lasciare il calcio giocato, vero? È vero, è vero. Com'è stato? Raccontaci un po' la difficoltà, Giuseppe, di quei 2 anni dove non riuscivi per grossi infortuni e lunghi infortuni a non giocare. Purtroppo io ho fatto una carriera, come hai detto tu, ho iniziato da dilettanti, quindi è stata veramente dura. Affacciandoti in Serie B e dopo 4 giorni avere un infortunio muscolare molto grave che mi ha lasciato 2 anni praticamente fuori, psicologicamente ho avuto un crollo. Mentre vedevo la luce ho detto no, ma ora basta, non voglio giocare più. Avevo deciso di smettere. Poi sono ritornato di nuovo a giocare in C2 a Giugliano perché tramite amici dici dai, vieni da divertire, sono ritornato a Giugliano. Esatto. E poi c'è stata l'opportunità, Zeman vide una partita e mi voleva a Lecce. Ma una storia un po' particolare, perché io alla fine non volevo venire a Lecce, ma no per il Lecce, perché attraversando quel periodo buio che abbiamo parlato prima, ora mi stavo ritornando a divertire un'altra volta, quindi per me lasciare la sicurezza del divertimento e non sapere dove andare, per me era un peso enorme. Per Quindi, andarti di nuovo a buttare di nuovo bravissimo, nell'impegno, nel non bravissimo, sapere dove assolutamente, andare a sbattere, diciamo. bravo. E quindi praticamente io dissi no, non voglio andare a Lecce. E il mio procuratore che si sentiva con il mister e con Angelozzi disse, almeno vieni a casa mia, disse, vicino a mia mamma e mio padre. Fatelo venire almeno con me, passiamo un attimo a Lecce, andiamo a ringraziare queste persone che credono in lui e ritorniamo domani. Io comunque feci così, mi preparai solo lo zainetto con le Un qualcosa cose per la sera, così. bravissimo. E arrivai a Lecce, incontrai subito Zeman e Angelozzi e mi ricordo che Zeman mi disse ragazzo, adesso stai alla stazione, o sali su questo treno, altrimenti rimani alla stazione. Io ho detto, mister, ti ringrazio, ma non c'ho nessuna squadra, credimi. Mi sto divertendo con questi ragazzi, voglio divertirmi. Mi è ritornato di nuovo il sorriso, quindi preferisco stare là. Comunque vado in camera sapendo che il giorno dopo devo ritornare a casa. La mattina viene Sandro Donato, il massaggiatore, mi viene a bussare e dice, Peppe, muoviti, dobbiamo partire di ritiro. Ho detto, come ritiro? Ma Filippo Fusco, che era il mio procuratore, ho detto, dove sta? No, quello si è andato via. Comunque alla fine mi lasciò là. E se ne andò e alla fine mi hanno cambiato la vita calcistica E perché questi Miti Giallorossi. per fortuna poi sei venuto da noi, per fortuna. Allora, siamo già andati avanti nella storia, diciamo, Ti ho perché in anticipato. quei 2 anni indossi anche la maglia di Nardò e Taranto per un po' in una stagione o un È po' un po' in nell'altra stagione. Poi, come ci hai raccontato te, vai nel Giuliano, dove ritrovi a giocare nuovamente, ci riprovi, come ti hai raccontato. E ritrovi anche il sorriso, e nel 2006, nell'estate del 2006,
superando la concorrenza, perché non solo il Lecce ti voleva in quel periodo, ma c'erano nomi della Salernitana, c'era l'Avellino, la Cavete, il Napoli stesso, il Lecce riesce a superare queste altre squadre, e anche perché Zeman, come ci hai detto, ti voleva e finalmente arrivi a Lecce. La prima domanda mi hai già risposto, la prima domanda era come è stato l'arrivo a Lecce e ce l'hai già detto. Diventi, una volta arrivato a Lecce, rapidamente uno dei punti fermi del centrocampo salentino, ricoprendo sia il ruolo di interdizione che di costruzione. E realizzi la tua prima rete in Serie B contro la Triestina. Nel campionato successivo sei uno dei protagonisti della settima promozione in Serie A del nostro Lecce. E con 4 gol e tantissimi assist, fai anche una doppietta che ci assicura i playoff. A Messina, sì. Esatto. Cosa ti ricordi di quella promozione? La festa? Raccontaci un po'. Vabbè, ma proprio tutta la cavalcata me la ricordo e l'ho rivista penso un mesetto fa con mio figlio, perché il mio papà mi ha conservato tutti i dischetti, quindi, Bellissimo. e me li ha consegnati l'altro giorno tramite mio figlio, e un mesetto fa ce li siamo visti. Ho detto: vieni papà, celebriamo un pochino la festa, perché poi rivivere quell'emozione è sempre bello. È stata una cavalcata bellissima, mi ricordo, con tantissimi punti, se non sbaglio 82 punti siamo arrivati a fare i playoff, quindi non era facile. Perché psicologicamente, dopo tanti punti, abbiamo sbagliato un match point in casa col Mantova, che abbiamo pareggiato. Per fortuna che Rosati parò il rigore. Però alla fine siamo stati bravi nei playoff a rimanere lucidi. È stato ancora più bello. Ci ha fatto soffrire un pochino in più, però è stata una festa bellissima. Me la Eh sì, ricordo perché poi i ancora. playoff è praticamente un altro campionato. Quando uno dà il massimo, sbaglia una partita e deve fare i playoff, che è un altro campionato, è ancora più dura. È tosto, è tosto. Il 31 agosto del 2008 fai il debutto in Serie A in Torino-Lecce. Com'è stato l'esordio in massima serie, Giuseppe, dopo che è il sogno di qualsiasi calciatore, dopo che, come hai detto tu, hai iniziato dai dilettanti? Hai avuto 2 anni di grossi infortuni e avevi quasi deciso di smettere, quindi arrivare in massima serie. Cosa è significato per te? Vabbè, è il sogno di ogni ragazzo, quindi per me che ho fatto dai dilettanti, a un certo punto non ci credevo più e volevo smettere. È stata un'emozione bellissima, non me l'aspettavo, ti dico la verità. E quindi perciò ti dico, devo ringraziare tantissimo il Lecce che mi ha dato questa opportunità di vivere veramente un sogno grandissimo. Ricordo al mio papà, gli avevo promesso: papà, almeno una partita in Serie A ti prometto Te la che la faccio. farò. Bravo, che la fa. Poi ho fatto qualcosina in più, però Tanti anni nei fatti. la prima è sempre la più bella. La prima è la più bella, sempre. Fai il tuo primo gol in massima serie a Verona A Verona col contro Chievo, sì. il Chievo Lecce, finito 1-1. Il tuo gol era il momentaneo 1-0 per il Lecce. Purtroppo quell'anno però retrocediamo in Serie B, ma nella stagione successiva sei ancora protagonista per l'ottava promozione del Lecce in Serie A, dove questa volta però in panchina abbiamo Mister De Canio, Decano, che si sì. consegna praticamente, fa: tieni Giuseppe, queste sono le chiavi del centrocampo e fai quello che vuoi. Cosa ti ha lasciato De Canio, Giuseppe, con questa grossa fiducia che poi tu comunque ti sei ripagato giocando e ti sei ripagato in campo? Però per te tutta questa fiducia che ti ha dato Mister De Canio, cosa ti è significato? Cosa ti ha lasciato il Mister? Vabbè, ti ha dato un senso di appartenenza ancora più grande, di responsabilità. Il mister, ti dico la verità, ma me, Giacomo, Marzi, Munari, non voglio dimenticare nessuno, ma tutti gli altri compagni pure, ci ha dato una grande tranquillità. Siamo partiti senza grossi proclami, ma sapevamo dentro di noi che potevamo fare un grandissimo campionato. E infatti ci siamo riusciti. Il mister l'ho incontrato proprio stamattina, perché ancora Addirittura. ci incontriamo ancora, perché lui ci abbiamo delle amicizie in comune, e quindi stava nel mio paese e ci siamo incontrati stamattina. È proprio lui, anche lui mi ha chiesto i DVD e glielo ho dati a lui, perché li vuole rivedere tutti quanti, perché poi alla fine
È sempre bello rivivere queste emozioni. Sono sempre emozioni, Sono sono. emozioni, specialmente quando smetti, che ancora di più perché poi ti manca, perché questo, il calcio è l'amore della nostra vita alla Certo. fine, quindi riviverlo tutti i giorni è sempre più bello. E farlo rivivere anche ai figli che magari non hanno avuto la Non hanno possibilità di visto, sì, vedersi giocare, esatto, farlo vedere da padre, capisco che è è una cosa vero. meravigliosa. Quindi questa fiducia la ripaghi con 38 presenze e 2 gol, diventando anche il nostro vice capitano dopo Giacomarti. Quell'anno viene nominato anche dalla Gazzetta dello Sport il miglior centrocampista della Serie B. L'anno successivo, sempre con Mister De Canio, raggiungi con 3 giornate di anticipo la salvezza. Nel Lecce collezioni in totale 167 presenze e 10 gol. Di questi 10 gol, Giuseppe, quale ti ricordi di più, con più affetto? Quale ricordi maggiormente? Il primo gol in Serie A, quello là a Verona, perché è stato un bellissimo gol, e poi fare il primo gol in Serie A è una Il cosa che primo non si scorda non mai, si dimentica mai. come il primo amore, Quindi, quindi. poi stavamo in una situazione dove dovevamo lottare per la salvezza, era una partita importante, quindi mi ricordo che era una infrasettimanale, se non sbaglio, e è stato bello. 14 luglio 2011, purtroppo passi a titolo definitivo al Torino, dove rimani. La storia col Torino la conosciamo tutti, ci rimani tantissimi anni, con tanti tanti anni anche di Serie A. Ti è dispiaciuto andare via da Lecce, Giuseppe? Mi ricordo la scena, io sono venuto a Lecce ti dico la verità, vieni a vedere una casa perché con la mia famiglia volevamo comprare casa perché stavamo benissimo a Lecce. Quindi vieni a vedere una casa da comprare. Vidi la casa, mi richiamo il mio proprietario, dice ti hanno venduto a Torino. Come a Torino? Ho detto, io non vado da nessuna parte. Dice sì, no, non fare casino, ti hanno venduto. Comunque il giorno dopo la squadra si riuniva al Tiziano perché doveva partire con l'aereo in ritiro. Mi sono presentato lo stesso al Tiziano e sono salito sul pullman per ripartire. E mi ricordo Mario Zanotti che diceva: ah, Beppe, Giacomo Mazzi che mi abbracciava, diceva: ah, beh, non ti preoccupare, vai. Io no, Giacomo, non voglio andare, non voglio andare, voglio stare con voi. Comunque non volevo scendere dal pullman. E loro dicevano: Beppe, noi perdiamo l'aereo. Se tu non scendi, perdiamo l'aereo. Alla fine mi hanno convinto, mi ha chiamato il presidente. Con grande dispiacere sono dovuto andare via perché poi alla fine era diventata casa mia. Sono fatto così. Lo stesso mi è successo poi a Torino quando sono andato via perché poi mi affeziono ai magazzinieri, ai massaggiatori. Io con Giacomo Mazzi, lui è il mio testimone di nozze, quindi vivevamo tutti i giorni insieme. È veramente è un fratello maggiore per me. E stavo benissimo, mi ha accolto benissimo lui, la moglie. Quindi È per stata me lui. è come se mi allontanassi di nuovo da casa. Quindi E allora è è stata stata una bella molto dura. mazzata. È stata molto. Questa cosa ci fa piacere perché in tutte le persone, in tutti gli ex calciatori del Lecce con cui ho chiacchierato, tutti ci hanno detto la stessa cosa. Tutti. Quindi veramente a noi fa veramente piacere. E a proposito di noi tifosi, dici qualcosa su noi tifosi, Giuseppe. Voi tifosi, siete dei tifosi, allora ti dico la verità, ma no, perché poi alla fine delle emozioni non si comprano. L'altro giorno, per puro caso, stavo girando Sky, vidi il video del presidente che andava sotto la curva al Mapei Stadium contro il Sassuolo Sassuolo. Lecce. E ti dico la verità, ho vissuto un'emozione veramente bellissima. Dentro di me sono scoppiate delle lacrime. Vedere quel muro giallo-rosso ho rivisto di nuovo dentro di me quando i tifosi ci venivano a sostenere quando c'erano le partite in casa, le partite con le squadre importanti che si riempiva lo stadio, quando abbiamo fatto i playoff dalla Serie B alla Serie A non c'era un posto libero e sono delle emozioni bellissime, un tifo caldo, è un tifo rispettoso, è un tifo che aiuta i giocatori anche quando stanno in difficoltà. Quindi spero che non cambiano mai perché poi alla fine
bisogna tifare la maglia e sostenere il giocatore fino alla fine, assolutamente perché, sì. I giocatori hanno dei momenti un po' particolari, sono esseri umani, quindi penso nessun giocatore vuole andare in campo per fare male o Assolutamente. per non vincere. E noi Quindi non cambieremo mai. chi tifa deve veramente sostenere anche nelle difficoltà, anzi, nelle difficoltà deve andare Soprattutto, ancora di più, soprattutto nelle difficoltà. perché il sostegno di un tifoso, credimi, ti fa veramente tanto, ti fa risollevare, ti fa dare il massimo quando stai giù, ti fa dare qualcosina in più. E questo detto da voi calciatori vuol dire che ci fa ancora venire più la voglia di tifare, anche nei momenti di difficoltà. Adesso Giuseppe ti faccio le ultime due o tre domande perché tra un po' inizi l'allenamento. Raccontaci un aneddoto particolare successo in trasferta, in allenamento, nell'hotel, nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, che magari ancora adesso, quando ci pensi, ti viene da sorridere. Vabbè, mi ricordo l'aneddoto particolare, quando c'era Zeman, andammo a giocare a Modena contro il Modena e niente, lui disse la formazione e 5-6 titolari non erano in formazione, no? Quindi noi siamo rimasti un po' sbalorditi. Allora Giacomo, che era il capitano, disse che veniva anche da un che era stato male con la labirintite, quindi era stato in ospedale e tutto. E lui voleva giocare, giustamente cita Giacomo è di Lecce, quindi ci teneva tantissimo a giocare. E mi ricordo che disse: io sono il capitano, sono stato male, cose. E lui con la sigaretta in bocca disse: non è detto che il capitano deve giocare titolare, c'è la scritta sul contratto. E quindi Non lo sto immaginando, mi sono proprio immaginata la sua scena con la sigaretta in bocca. E il compagno, forse ti hai già risposto, il compagno di squadra che hai legato maggiormente, sicuramente sarà Giacomazzi perché hai detto che ti ha fatto. Quindi. sì, ho legato tantissimo con lui, con la sua famiglia, con la moglie, che è una rompiscatole, però ho legato tantissimo. Quindi, no, veramente stavo a casa con loro. Ma è un ragazzo, gli voglio veramente un bene dell'anima, perché è un ragazzo umile, un ragazzo per bene, non è mai uscito fuori riga con nessun giocatore, ha sempre dato veramente il massimo, è sempre Una stato bandiera. Esatto. bravo. Ma sono quei leader silenziosi che tu non li vedi. A me piacciono quelle persone là perché, ma non per caso, gli auguro il meglio possibile. Sta con De Rossi e quindi stanno facendo grandi Un cose. Se lo grandissimo merita, campionato. se lo Anche noi merita gli perché, auguriamo tutto sì, il bene. perché è un ragazzo che sa stare, sa quando deve parlare, sa quando deve stare zitto. Sono quelle persone che non hanno bisogno di proclami, ma sono leader nati. Certo. E lui veramente mi ha dato tanto, mi ha aiutato tantissimo a Lecce, ha detto lui e la sua famiglia, ne abitavamo di fronte, quindi sì, però siamo legati, veramente siamo legati tutti quanti e noi ancora adesso abbiamo qualche gruppo WhatsApp dove ci scriviamo, ci facciamo le videochiamate, questo è il bello dello sport. Questo è il bello perché dopo tanti anni riesci a collegare, quindi vuol dire che era davvero la forza di quegli È anni. vero. Era proprio il Il gruppo, gruppo, era. E la conferma è proprio questa perché ancora adesso vi sentite. Giuseppe, lo segui il Lecce oggi? lo seguo poco, ti dico la verità, sto seguendo pochissimo il calcio perché c'è una scuola calcio e veramente mi toglie tantissimo tempo, perché sabato e domenica sto sui campi perché mi piacciono vedere le partite, quindi sto con i campi, con i ragazzi, quindi pomeriggio quando sto a casa se vedo le partite mia moglie mi ammazzo. E poi sto giocando anche io ancora in promozione perché ho preso questo impegno con la squadra della mia città e ci abbiamo i playoff sabato per salire di categoria. In bocca Abbiamo al lupo. fatto già, grazie, quindi veramente sono stato tantissimo impegnato, però quando riesco lo seguo con grande piacere e spero che prima possibile riesca a raggiungere l'obiettivo della salvezza. Ecco, questa era l'ultima domanda. Ci salviamo? Facciamo gli scongiuri perché io nel calcio ne ho viste di tutti i colori, però sicuramente avvantaggiato rispetto alle altre. Non deve mollare perché, come ho detto prima, basta veramente poco per trovarti in una situazione un po' scomoda. Però ti ho detto, il Lecce io qualche partita l'ho vista, giocano bene,
tutti i giocatori di gamba, di forza, quindi la squadra è sempre stata viva, non è mai stata morta, Quale ti ha diciamo. colpito di più di calciatore? Ma ti dico la verità, tu hai detto una parola prima che è il gruppo. Io penso che quando un calciatore fa bene deve ringraziare a tutto il gruppo. E quando una squadra come il Lecce si salva, e questo è merito del gruppo. Per me è tutto il gruppo Lecce, perché anche chi entra, chi subentra dà il massimo fino alla fine, perché ci sono stati dei gol al 95esimo, 96esimo, quindi Assolutamente sì. ti fa capire che hanno voglia di salvarsi e hanno voglia di fare bene. E quindi dire un nome è superfluo, secondo me, perché il gruppo Sono d'accordo è la anch'io sul forza di gruppo perché questa quest'anno squadra e il gruppo può riuscire a raggiungere questo obiettivo importante. è più dell'anno scorso, perché magari l'anno scorso c'era un paio di personaggi che erano i nostri leader, Hjulmand, un TT appunto, quindi erano un TT soprattutto, era grande nome, grande campione del mondo anche, quindi quest'anno invece proprio effettivamente, come ci hai detto anche tu, è il È il gruppo. gruppo, sì. Giuseppe, io ti faccio andare ad allenare, io ti ringrazio davvero con tutto il cuore, per noi e per me soprattutto è stato un piacere, un onore vederti e fare quattro chiacchiere con te, ma è un piacere immagino per tutte le persone che hanno visto la nostra intervista e riguarderanno poi dopo la nostra intervista. Quindi davvero grazie, perché avevi poco tempo e ce lo hai dedicato. Quindi grazie. Grazie a te per l'invito, è stata, sempre, ho detto, è sempre un'emozione rivivere questi momenti, quindi l'ho fatto con grande piacere e con grande entusiasmo. E faccio un Perfetto. grandissimo in bocca al lupo a Lecce e un saluto a tutti i tifosi del Lecce. Anche a te, un grosso in bocca al lupo e forza Lecce. Ciao ciao. Ciao. Ciao Giuseppe. Eccoci qua. Spero che l'intervista a Giuseppe Vives vi sia piaciuta. E adesso ne ho in ballo qualcun'altra. Presto vi farò anche i nomi, quindi rimanete sempre aggiornati. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Yuri Tifo Solo Lecce su YouTube, perché caricherò questo video e potete trovare anche tutte le altre interviste ai nostri ex calciatori del Lecce, appunto i miti giallorossi. Quindi Tifo Solo Lecce, Yuri Tifo Solo Lecce su YouTube è gratis, quindi mi raccomando, andatevi a iscrivere per vedere tutto quanto. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie per essere stati qua a vedere questa bellissima intervista. Abbiamo rivisto un grandissimo calciatore. Che è stata la storia del nostro Lecce perché ha fatto tantissimi anni anche in Serie A, ha contribuito a due bellissime promozioni del nostro Lecce in Serie A, Giuseppe Vives. Lo ringrazio nuovamente per averci concesso il suo tempo per noi del Lecce. Quindi grazie a tutti e forza Lecce.